Bene amici del Salute World, l'estate alle porte, anzi l'estate è già iniziata, qui a Milano fa un caldo assurdo. Ma cosa può c'entrare tutto questo con questo prodotto che è un TP-Link M7350? In realtà c'entra tantissimo perché la voglia di condividere la connessione sempre con tutti, amici, parenti e quant'altro, e quindi anche al mare, in montagna, aumenta sempre di più. Questo è dovuto anche al fatto che i gestori non vengono incontro alle nostre esigenze, alzano i prezzi e i giga diminuiscono. Allora perché non prendere un unico abbonamento, magari anche con amici e parenti, e condividere tutta la vostra connessione a piena velocità, tutto con un unico prodotto? Parliamo del TP-Link M7350. Scopritelo in questo video. Sì, i gestori proprio non ci vengono incontro, ma incontro ci viene TP-Link con questo prodotto. Parliamo un attimino di cos'è l'M7350. L'M7350 è un hotspot 3G, 4G, quindi LTE, che permette di condividere la connessione in mobilità, perché ha una batteria interna, dopo vedremo un attimino le specifiche, con chi volete, fino a 15 dispositivi. Quindi per esempio andate al mare, vostra moglie si connette all'hotspot dell'M7350, magari qualche altro vicino, e questo fa sì che con un'unica SIM inserita all'interno del prodotto voi abbiate N persone che sfruttano la stessa connettività. Ma andiamo un attimino ad aprire il prodotto in questione. Eccolo qui, l'M7350, lo lasciamo un attimo da parte, vediamo la dotazione che è veramente completissima. Abbiamo una sorta di guida, l'installazione rapida e quant'altro che dopo vedremo. Queste sono manualistica tutta in lingua inglese. Alimentatore da parete da 5 volt 1 ampere l'uscita. Andiamo a fare un piccolo zoom, eccolo qui. E un cavo micro USB USB che non è interno della confezione perché l'ho scordato su in casa. È un cavettino lungo circa una ventina di centimetri, di ottima fattura, con anch'esso il logo TP-Link. Questo l'astuccetto dove era riposto l'M7350, e la dotazione è finita. La scatola è molto bella, spiega che lo potete appunto utilizzare per condividere la connessione con più dispositivi. Queste sono le scenette dove potete utilizzarlo. Questa è la guida all'installazione rapida, del prodotto. Qui vi parla di come inserire la SIM, togliere la batteria che è una 2550 mAh, e qui vi dice come si accende il prodotto. Qua invece vi spiega chiaramente come sbloccare il PIN e connettersi alla rete wireless, ma queste sono cose che vi farò vedere successivamente io, sempre in questo video. Eccolo qua il nostro protagonista, M7350. Facciamo un attimino di zoom, intanto lo accendiamo. All'interno una SIM della 3, qua sopra il tasto menu, a destra pulito, sotto l'ingresso micro USB USB per l'alimentazione, perché il prodotto ha una batteria, ripeto, integrata da 2550 mAh, e qui dietro c'è praticamente l'incavo per aprirlo. Batteria, ripeto ancora, 2550 mAh. Io l'ho acceso, ho sbagliato, lo spegniamo subito perché voglio farvi vedere le specifiche della batteria. 2550 mAh, batteria TP-Link. Unica pecca, non sono riuscito a trovare i pezzi di ricambio della batteria. Qui il vano per la SIM, che essere una SIM normale, il prodotto è comprensivo di vari adattatori che non so se vi ho fatto vedere prima, comunque ve lo dico adesso. Ci sono degli adattatori da nano SIM a SIM normale, perché appunto legge le SIM normale, da micro SIM a SIM normale, e vabbè, se avete chiaramente una SIM vecchia basta che la inserite all'interno. E qua c'è lo slot per la memoria esterna, non ho visto molta utilità, infatti non l'ho neanche inserita. Andiamo a richiudere il prodotto. Qui dietro c'è in una posizione, devo dire, un po' TP-Link poteva pensarla un po' meglio. Qua dietro c'è sostanzialmente la password per accedere alla rete wireless del prodotto, che inizialmente lui vi creerà una rete wireless con una password di default, voi non la potete conoscere, ed è posta sotto al coperchietto. Questo è l'SSD, quindi il nome della rete wireless è questo, e questa è la password. Andiamo a richiudere il prodotto e andiamo ad accenderlo, così ci possiamo connettere poi con il mio Asus Zenfone 2, che vi faccio vedere sostanzialmente
il menu interno com'è. Ok, intanto che il prodotto si accende, vi parlo un attimo di specifiche tecniche, proprio dall'A alla Z. Supporta appunto SIM in formato normale, abbiamo un wireless dual band perché BGN, sia su banda da 2,4 GHz che su banda da 5 GHz, non è simultaneo, quindi o avete la banda da 5 GHz o avete la banda da 2,4 GHz, questo perché il prodotto non ha un doppio chipset per quanto riguarda il comparto wireless. Categoria LTE FDD categoria 4, partiamo dalla banda 800 MHz, finalmente è presente su un prodotto del genere, i prodotti vecchi non l'avevano, questo è un Definity P-Link, 800, 900, 1800, 2100 e anche la 2600 MHz, Vodafone per dire utilizza l'800, non tutti i prodotti ce l'hanno, questo TP-Link ha anche quindi la banda da 800 MHz. Vi dicevo, Wi-Fi dual band 2,4 GHz, 5 GHz, banda selezionabile, ma andiamo a vedere di connetterci al prodotto, così vi faccio vedere il funzionamento dall'interno. Per connetterci andiamo a prendere l'SSD scritto dietro al coperchietto, ci connettiamo con uno smartphone per esempio ed accediamo alla pagina di configurazione del prodotto. Ecco, questa è il displayino di TP-Link. Se prendiamo quel tasto di menu, andiamo in questo menu che è davvero piccolino ma fondamentale. Qui abbiamo le device info, se schiacciamo il tasto di power entriamo nel menu. Qui abbiamo l'SSD, quindi nome della rete wireless, con la password, io l'ho cambiata. Comunque, se essere quella di default, potete leggerla tranquillamente sul display e collegarvi alla rete wireless tramite uno smartphone, per esempio. Per tornare indietro, andiamo sulla parte dedicata al back, facciamo il tasto del power. Come secondo menu abbiamo il Wi-Fi 2,4 GHz oppure 5 GHz. Vi avevo detto che non è un doppio chipset, quindi o lavora su banda 2,4 come in questo caso, oppure su 5 nel caso schiacciate il tasto di power e vi selezionerà la banda dedicata. Per tornare indietro, tasto di menu per scorrere, andiamo sulla parte back e facciamo con il tasto di power, andiamo nel menu indietro, andiamo nel data roaming. Qui abbiamo la possibilità di attivare il roaming o disattivarlo. Se come me utilizzate una SIM 3, vi consiglio di disattivarlo, altrimenti arrivano delle salassate non da ridere. Andiamo ancora indietro e andiamo successivamente nella parte network mode. Qui è una parte fondamentale perché una chicca di questo prodotto è che puoi selezionare 4G only, quindi se siete in una zona dove fatica a switchare in 4G perché c'è una connessione molto forte sia da parte dell'UMTS che da parte del 4G, sicuramente questa funzione 4G only viene in aiuto. Ora io qui sono in una zona bunker che tra l'altro è un miracolo che prenda HSDPA, anzi tanto di cappello l'antenna di questo prodotto, perché veramente sono in una posizione bunker e prende lo stesso. Perché prende 3G? Perché ho messo in network mode 4G preferita, ma chiaramente preferita non vuol dire only, quindi preferita nel momento in cui c'è la disponibilità del 4G va in 4G, altrimenti rimane in 3G. Se siete quindi in una zona dove sostanzialmente è presente sia 3G che 4G ma non switch, mettete 4G only. Niente, adesso andiamo a vedere con uno smartphone l'interno della pagina di configurazione, quindi la detta GUI di questo 7350. Eccoci qua con il mio Asus Zenfone 2 e vi faccio vedere un attimino la pagina di configurazione. Ok ragazzi, adesso una volta che avete messo l'indirizzo IP 192.168.0.1 arriverete in questa pagina che non è altro che la pagina che serve per loggarsi ed entrare all'interno dell'M7350. Avete due menu, avete la modalità phone e la modalità PC. Io userò la modalità PC perché è più completa. Se non avete cambiato le credenziali, sono admin per quanto riguarda il nome utente e admin per quanto riguarda la password. Ora io le ho modificate e vado a inserirle. Ecco, le ho inserite, questa è la pagina che vi si presenterà. Spero che riuscite a vedere tutto. Abbiamo sopra dei menu Wizard Status SMS Advanced. Se la SIM ha il PIN, all'inizio dovete andare a disattivarlo, quindi andate in Advanced e poi successivamente andate in PIN Management e qui dovete inserire il PIN per sbloccare la SIM, altrimenti non avrete mai internet. Spero riuscite a vedere. Poi, per quanto riguarda i menu, abbiamo il menu Advanced che vi dice sostanzialmente l'APN in uso. Se
non riuscite a connettervi, dovete inserire la PN corretto, ma comunque chiedete al gestore, poi lo inserite qua dentro. Per quanto riguarda la rete wireless, abbiamo il menu dedicato al wireless. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di modificare il nome della rete, la modalità wireless che volete utilizzare, se volete utilizzare una modalità 11NO limista, quanti client dispositivi massimo potete connettere, la wireless password, che è questa. Abbiamo la sezione anche dedicata agli SMS, qui potete vedere tutti gli SMS ricevuti, potete inviarli e quant'altro. Qui sopra abbiamo il menu, il mondo se acceso vuol dire che siete connessi, qui vi dice se siete connessi in 3G o in 4G, la percentuale, la carica della batteria e quanti dispositivi sono connessi in wireless. Ora io sono connesso con lo Zenfone 2, quindi mi dà che sono connesso con un solo dispositivo. Qui serve per fare il logout. Che altro dire? Il wizard vi permette di configurare in maniera, diciamo, passo passo il prodotto. Nella pagina di status invece abbiamo il connection status, che vi dice su che rete siete connessi. Ora sono connesso in 3G perché qua il 4G non prende. Le statistiche di quanto avete utilizzato il prodotto, che tra l'altro se ci cliccate potete anche andare a correggerle. Ad esempio, se si rinnova l'offerta fate correct, mettete per esempio 0 e poi successivamente andate a fare salva. In questo caso si è salvato, andate in status e vedete che vi dice che il totale usato è 0 kilobyte, quindi così avete sempre un conteggio diciamo esatto di quello che è il vostro consumo. Potete anche mettere una soglia, ad esempio se avete 2 giga mettete l'unità di misura gigabyte, mettete 2 giga, fate salva e lui praticamente quando arrivate a 2 giga non vi permette più di andare in internet. Questo è molto utile per evitare che andate in extra soglia e quant'altro. Thread sharing vi permette appunto di gestire l'unità di memoria che vi avevo detto, sia in wifi o in USB, ma non l'ho trovata utile, quindi non l'ho mai utilizzata. Bene, per questo video di questo M7350 credo di aver detto tutto. Vi invito a mettere un mi piace al video, iscrivetevi al canale e se avete qualche domanda sul prodotto o anche su altri prodotti o avete voglia e modo di vedere qualche altro mio video, vi invito a farlo. Vi ringrazio e al prossimo video. Ciao ragazzi!